bel lavoro. Complimenti Andrea, veramente sei il number one. Eh sì, dai, dopo tutti questi giorni di lavoro finalmente si vede qualcosa. Sei soddisfatto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Direi che... Ragazzi, sono entrato qua dentro e ho visto questa macchina, sembra uno specchio. Rispetto a 5 giorni fa, quanto tempo hai impiegato, Andre? Quant'è? 5 giorni fa abbiamo iniziato, considera che... ci porta via all'incirca 6 ore al giorno per lucidarla, quindi penso che 30 ore ce l'abbiamo fatta. Adesso ci manca l'ultimo step, che è la nanotecnologia. E mo Spadano paga. E mo Spadano paga e poi siamo pronti per il Torino Expo. Il Torino Expo è semplicemente la fiera di automoto retro che si svolge questo fine settimana a Lingotto Fiere, dove c'è una parte dove viene fatto invece un raduno tuning che si chiama proprio Expo Tuning Torino, dove noi siamo presenti sia con lo stand Car Care che con la Toyota Supra di Luca Spadano. Abbiamo quasi terminato la Supra e abbiamo fatto una lucidatura completa di tutta quanta la superficie e inoltre abbiamo anche pulito gli interni nel mentre, infatti comincia a prendere forma anche l'abitacolo, manca da rimontare i sedili e poi applicazione della nanotecnologia. Allora, che cos'è la nanotecnologia? La nanotecnologia non è nient'altro che un protettivo che andiamo ad applicare sulla superficie, che ci consente una barriera più forte, più duratura di una classica cera e questo aumenterà quindi le performance anche di idrorepellenza e resistenza alle microabrasioni. Attenzione, microabrasioni, non graffi da cacciavite o bottoni, da microabrasioni date dal classico lavaggio. Questo perché la superficie, essendo più sedosa, tende a far attaccare meno possibile lo sporco e quindi quando poi noi andiamo a fare il lavaggio, sia nella fase del prelavaggio sia quando passeremo poi con il guanto, lo sporco verrà via più facilmente, quindi dovremo fare meno pressione e questo causerà meno danni. Procediamo con l'applicazione della nanotecnologia. Iniziamo con l'applicazione mettendo alcune gocce di prodotto sull'applicatore avvolto da un panno microsuede. Poi andiamo sulla carrozzeria e andiamo a fare movimenti criss-cross, quindi applico il prodotto in un senso, e poi torno indietro incrociando. Allora, questo movimento criss-cross fa in modo di coprire tutta quanta la superficie in modo da essere sicuri proprio di non lasciare spazi non trattati. Allora, una volta applicato il prodotto lo lasceremo in posa circa 10-15 minuti e poi lo andremo a rimuovere con un panno in microfibra a pelo corto come questo qui. Un segnale che è arrivato il momento di andare a rimuovere è quando noterete poi un effetto arcobaleno.
is on the run. That's not a problem, 'cause I proved to you that I'm the one. Cause I love you more than words can say. Ragazzi, il video sul detailing finisce qui, la nanotecnologia è stata applicata, aspetteremo 24 ore. Vi aspettiamo al Torino Tuning Expo sotto lo stand di CarCare per ammirare questa fantastica Toyota Supra. Allora, tutti i prodotti che abbiamo utilizzato li trovate sul nostro sito carcare.it e vi lasciamo anche dei link dei prodotti proprio qui sotto nella descrizione in modo da averli precisamente. E quanto è costato? È costato poco perché siamo molto amici. Date, faccio un buono. Secondo voi, quanto può costare un lavoro del genere? E soprattutto, vi interessano questi video sul detailing? Detailing. Detailing? Volete approfondire con Matteo e con Andrea di CarCare? Oppure non ve ne frega assolutamente niente? La seconda, vi? E comunque, se ti vai a spulciare la descrizione, piccolo piccolo, in fondo, scriveremo quanto è costato questo lavoro. Io non vedo una lira, Quanto sarebbe costato? Dai. Quanto sarebbe? Allora, per me siamo oltre i 500 euro. Ma che scherzi, questo è il lavoro a tre zeri. Caccia. Secondo me. Caccia. Secondo me è 10. No, secondo me dai, siamo sul migliaio. Ce lo devono dire loro, e chi azzecca il prezzo preciso vince un portachiavi di CarCare. Bene. Con l'adesivo pure. E nel frattempo Andrea ovviamente penserà a quante ore di lavoro sono state effettuate sul veicolo e di conseguenza ci comunicherà il prezzo. Penso che mi lascerà le chiavi della Supra. Sì, siamo a posto così. Bravo Andrea, bel lavoro. Complimenti. Grazie. Andrea, veramente grazie. Sei il number one. Ciao ragazzi, one. Io non vengo con voi a Torino. Lo so, tu c'è una famiglia. Però io c'ho una famiglia. Però ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Andiamo e spacchiamo. Ciao. This love of mine.